Allora, partiamo subito con qualcosa di buono. Solar Ash è un gioco piccolino, indipendente, sviluppato di Hyper Light Drifter, che ha tre meccaniche e due sono veramente ganze. La prima è quella del combattimento, che è l'unica scadente praticamente, perché c'è 3-4 tipologie di nemici e non è mai soddisfacente combatterli, anzi è meglio anche skipparli se è possibile. Il resto è semplicemente combattimento alla Shadow of the Colossus con boss enormi e giganteschi e poi piccole sezioni di platform, enigmi, su queste ambientazioni praticamente surreali, senza nessun senso logico, ma con uno stile artistico veramente on point. Quando ti raggiungi questi 4-5 punti della mappa, fai svegliare questo boss gigantesco e gli devi andare sopra, letteralmente come Shadow of the Colossus, e velocemente cerca di buttarlo giù. La cosa è mega garbata è che questo gioco non ti piglia per il culo, perché di solito ti dice tipo: guarda, c'hai questa sezione qui da fare in 5 secondi e te la puoi fare in un secondo praticamente. Ti danno sempre troppo tempo per le sezioni platform o per le enigmi. Questo gioco lì c'ha le robe da fare, ci puoi stare sul colosso, ci puoi stare 10 secondi, ti preoccupare che 9 ti servano tutti per farlo, un secondo in più caschi, e quindi all'inizio è un po' frustrante. Tutto il resto è on point. Allora, mentre giocavo Ravenlock non ci volevo credere a quello che stavo guardando, perché dai trailer e dal comparto artistico non lo diresti mai che questa è una delle più grandi cagate di quest'anno, perché ti piglia anche per il culo, ti abbindola con questa componente artistica, con questa voxel art simpatica, poi il Game Pass al day one, quindi Microsoft ci ha messo anche vaini. E invece è una merda, ma di velle che veramente non te l'aspetti, di quando ti metti sul water e ti senti, vabbè, faccio solo la pipì, e invece è una cacata. È veramente pessimo. C'ha quell'interfaccia utente che pare uscita da Paint. C'ha quel combat system che pare uscita dal peggior The Dynasty Warriors del 2001. E come combatti un fungo Artoman Akata o un cazzo gigante Artoman Palazzo è tutto uguale, c'ha lo stesso feedback. L'unica cosa che si salva sono i boss e il design di alcune ambientazioni che sono veramente carine. Tutto il gioco è una sequela di boss fight inutile e fetch quest di merda che oh vai a fa la spesa, oh guarda c'ho da trasferirmi, c'ho da far trasloco, tutta una roba del genere. È imbarazzante, uno dei giochi peggiori di quest'anno, che poi dura 3 ore, ma quelle 3 ore sono veramente fetenti, e preferivo riguardare quella merda di Avengers Endgame che piuttosto già Ravenlock. Allora, definire i Minds un puzzle game è veramente riduttivo, perché c'è la follia che te sei uno Shiba Inu e già quello rompe i coglioni, perché te ti devi muovere per la mappa e scansa anche questi omini V che devi portare da punto A a punto B, e a volte li sposti, il pathfinding non è proprio eccelso e essendo te poligonale a volte vanno fuori dal percorso che gli hai costruito. Tutto il resto è eccezionale perché parte da un puzzle game ma poi diventa tutt'altro. Ci sono pure delle boss fight, è un gioco follemente giapponese che ho amato dall'inizio alla fine, e se non fosse davvero per il fatto che te sei un cane e quindi a volte sposti la gente e muoverti per i livelli è un po' fastidioso, è totalmente geniale. Se vi sono piaciuti Portal e The Witness è un gioco assolutamente da non perdere, perché gli enigmi sono intuitivi e non sono mai frustranti, e in più se volete in game c'è la video soluzione per ogni livello. L'unica cosa veramente estrema è prendere tutti i collezionabili, che è veramente un po' più impegnativo. Per il resto spero vi piacciono cani, perché da inizio alla fine sentirete altri abbaia ogni volta e metterete un puntatore per terra. Ah, l'ultimo titolo è una delusione devastante, perché io l'aspettavo in gloria questo Planet of Lana, solo che oltre al comparto artistico e due enigmi azzeccati, tutto il resto sono 4 ore di noia e di roba già vista nel 2011 con Limbo. È possibile leggere in giro che gli enigmi sono ganzi e non ho trovato nessuno che inizia a spostare una cazzo di cassa da punto A a punto B e saltarci sopra. E poi anche il comparto artistico è davvero ridondante per la prima ora, ora e mezzo. Sei dentro questa foresta lì con le solite fronde, i soliti colori dell'arbri e la solita erbetta, tutte le solite cose. E quella cazzo di fune, per l'interazione alla fune dove te devi mandare questa catina lì sopra per dirgli prendimi la fune giù, lo devi fare almeno 20 volte durante il gioco. Ma se non ci avevate idee, facevate prima a chiamare Ubisoft e dirgli oh, il prossimo Assassin's Creed si dirige noi, perché qui è la festa del riciclo, cazzo. Che se ti stai attenta te la ricordi meglio di me, perché ne di un sacco. Appunto, le dici un sacco. Di cazzate. Di alzate. Siamo via a dirle le cazzate.